Exvidia nasce dall'amore per la nostra terra, per i nostri prodotti, ed è l'esportazione dell'amore anche al di fuori dello stretto. Della cultura, soprattutto dell'artigianato, che caratterizza comunque la nostra penisola, che sin dalla storia è sempre stata riconosciuta come una terra di artigiani. E da qui appunto io e Peppe siamo due appassionati, diciamo così, dell'artigianato in generale, soprattutto della parte agroalimentare. Da qui abbiamo ragionato su cosa potevamo fare per poter magari migliorare alcune parti, diciamo, dei piccoli produttori soprattutto. Abbiamo visto dopo alcune analisi cosa? Esattamente che i piccoli produttori, ok, hanno piccoli, diciamo, problemi, cioè sono devoti al loro lavoro al 100%, quindi magari tralasciano un pochettino questa parte della comunicazione, soprattutto online. E di conseguenza noi abbiamo pensato di poter fare evolvere questa parte aiutandoli, facendoli, diciamo, comparire all'interno, diciamo, di una rete, di un network, sulla rete online soprattutto. Un occhio di riguardo chiaramente da parte mia c'è sempre verso i piccoli produttori, perché le varie, diciamo, escursioni che abbiamo fatto per trovare determinate aziendine, piccoli produttori, ci hanno dimostrato che loro sono chiaramente bravi in quello che fanno, però tralasciavano appunto questa parte della comunicazione, che per alcuni, direi il 40% di questi, non era importante. Però chiaramente parlandoci, facendogli vedere determinate cose, magari cambiavano la loro opinione su questa comunicazione online. E voi il nome l'avete scelto da... è un termine africano. Perché? Perché abbiamo fatto alcune ricerche, di conseguenza abbiamo pensato di mettere un nome, magari che nessuno conosce, ma almeno potevamo avere la possibilità di spiegarlo. Di conseguenza abbiamo deciso di prendere questa parola africana, che è Fitia, che vuol dire amore, aggiungendo questa piccola desinenza ex, magari dall'amore verso la propria terra, nel fare ciò che ci piace fare, ovvero prodotti artigianali nati dalla nostra terra, e quindi farli conoscere a tutti. L'idea è partita, come avete visto prima, con Alessio. Perché più che altro, prima di fare questa startup, avevamo già pensato di affittare questi orti. Ovviamente la nostra idea era anche di affittarli fuori Messina. Allora abbiamo studiato tramite la nostra piattaforma come affittare questi orti anche con persone, che ne so, di Milano, di Roma, dando la possibilità di entrare, acquistare il lotto. E in secondo tempo ricevere un indirizzo IP dove il cliente può vedere tutto quello che succede nell'orto 24 ore su 24. Abbiamo pensato di dare l'opportunità alle mamme di creare il pacco direttamente dal sito, acquistando il pacco dal sito, e arriva direttamente a casa del... Quindi con le braciole, la vignolata, i cannoli. La nostra idea intanto è stata partire dai prodotti, ovviamente, nostri messinesi, perché tanti non conoscono le nostre braciole, la nostra salsiccia, che ne so, il nostro bianco e nero, la vignolata. Chi compra da Roma in su ha l'opportunità di avere le cassette della frutta nell'arco di 3-4 ore a casa. Ovviamente dare anche l'opportunità alle piccole aziendine agricole, al piccolo commerciante, di vendere i suoi prodotti fuori, perché ovviamente oggi avere un sito internet è facile per tutti, però la cosa più difficile è gestirla, e tanti non hanno l'idea di come gestire un sito, perciò si ritrovano ad avere un sito senza avere un buon funzionamento. Allo stesso tempo, che succede? Che sia il commerciante che la piccola azienda agricola non ha neanche il tempo di gestire tutta una parte di un e-commerce, le vendite fuori dalla propria città. Cioè, noi così diamo l'opportunità di vendere i propri prodotti fuori, farli conoscere, anche perché il cliente che entra nella nostra piattaforma può andare a cliccare e vedere da dove realmente parte il prodotto, chi è che sta producendo quei cannoli, o chi è che sta producendo la birra agricola, che è l'azienda, per esempio l'azienda agricola di questa birra è ad Agrigento. E perciò abbiamo dato l'opportunità di far vendere i propri prodotti in tutta Italia. La nostra idea è ovviamente di spostarci anche fuori Italia. In questo momento già abbiamo la possibilità di vendere fuori Italia, però siamo ancora, diciamo, in rodaggio.